Bentornati a tutti. Oggi è giovedì, 27 luglio, 2023. Di seguito la previsione dell'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Vergine. Fortunati sì, ma con riserva. Giovedì, giorno di Mercurio, la vostra giornata fortunata, tanto più che ora il piccolino transita nel vostro segno abbracciato al rosso Marte. Pensiero e azioni dunque sostenuti anche dal magnetismo di Plutone, dall'originalità di Urano e dalla potenza di Giove che, come sovrano olimpico, ha sempre l'ultima parola. Tutti quanti bi e i trigoni dunque al vostro indirizzo, col supporto della bianca signora. Non così favorevole suo marito il sole che quest'oggi sembra nascosto dalle nubi nettuniane, cariche di pioggia. Ben venga, considerata la calura ma. Non sopportate fare le cose di nascosto e soprattutto che qualcuno vi celi la verità, peggio ve la edulcori o ve la veli parzialmente. Sospetti su varie persone che vi girano attorno, incluso il partner sulla cui fedeltà di tanto in tanto covate qualche dubbio. Attenti, si teme proprio quello che segretamente si desidererebbe fare ma. Non se ne ha il coraggio. Parola dello psicologo che in mezzo alle pieghe e alle contraddizioni dell'animo umano vive quotidianamente senza farsene un cruccio. Per quanto vi riguarda, nonostante la stanchezza, stasera siete ancora in vena per i vostri allenamenti quotidiani, al fisico ci tenete parecchio, perciò non mollate. E il desiderio dell'amore stesso fatto persona, l'amante, la persona amata, colui o colei oggetto dei vostri desideri. È un corteggiatore, anche segreto, è l'amante clandestino, è la persona dei vostri sogni, anche inconfessabili. E anche l'attrazione che si prova tra due persone tanto più intensa quanto più evidente. È una sotria d'amore che sta per sopraggiungere. Qualcuno ha qualcosa da dirvi ma non trova il coraggio per farlo. Possibili piccoli regali in arrivo. Una notizia verrà appresa in ritardo. Transiti planetari abbastanza favorevoli per chi è alla ricerca di un nuovo lavoro. Bene anche l'ambiente familiare che vi sarà molto di aiuto. Non fate di tutte le erbe un sol fascio, ricordatevi che anche voi potreste essere giudicati in modo generico. È buona cosa non fare agli altri quello che non volete facciano a voi. Bene grinta, coraggio e energia, la giornata inizia con qualche capriccio ma poi volge positivamente. Non trascurate le vostre amicizie e potendo passate la serata con loro. Non abbiate paura di affrontare alcuni argomenti delicati con il vostro partner o con chi vi sta a cuore. Certi chiarimenti sono necessari ed è meglio prima che poi. Evita scenati di gelosia. Benefici da viaggi, incontri, colloqui, comunicazioni e contatti sociali. Noie di tipo come multe, bollette da pagare, piccole riparazioni da fare, insomma c'è bisogno che mettiate mano al portafogli. Oggi eviterete con cura ogni polemica e ogni possibile diverbio con colleghi e amici, ricordate che alcune scelte a cui siete chiamati, se fatte troppo in fretta, potrebbero avere conseguenze gravose. Vorrai circondarti di cose belle. Armonia, arte e amore di scena. Toro e Scorpione ti insegneranno cose importanti. Esci stasera. Moti astrali buoni per voi in questa giornata di fine luglio. Soltanto il duo Saturno, Nettuno in Pesci potrà un tantino turbare una situazione celeste che è comunque serena. La tranquillità familiare, vero fulcro intorno a cui ruota la vostra vita, è garantita. Se avete figli o nipoti piccoli, vi delizierete con la loro compagnia e farete i conti con i loro capricci. Marte, congiunto nel vostro segno, rallegra l'ambiente allargato del vostro clan, quello dove si affollano i cugini, i parenti lontani e anche gli amici. Rosso di rabbia Marte nel vostro segno decide per tutti e nonostante la nebbia di Nettuno che gli si oppone fa il bello e il cattivo tempo. A dargli corda la Luna ugualmente decisionista in Scorpione, Plutone autorevole in Capricorno e la coppia Giove-Urano cocciuta in Toro, intrigono al vostro segno. Unico fuori dal coro il Sole in dodicesima casa che frena sulle vostre velleità ricordandovi che non esiste solo l'azione, ma bisogna anche dare spazio al pensiero e al sentimento, impersonati rispettivamente da Mercurio e da Venere,
anch'essi imprigionati insieme all'astro del giorno in attesa di cambiamenti. Risultato una giornata movimentata tra viaggi, lavoro, decisioni importanti sulle quali non si torna indietro. Non sarà facile però, perché saranno in molti a tentare di confondervi le idee risucchiandovi buona parte dell'energia che sembra fortissima ma sotto sotto, come le statue dei condottieri del passato, ai piedi d'argilla. Amore ed Eros. Strano ma vero, di solito siete innamorati del vostro lavoro, oggi però presi più dal desiderio erotico che da un reale sentimento decidete di farvi avanti, lanciandovi con un ardore al quale siete voi i primi a non credere. Effetto delle vacanze che cambiano temporaneamente la personalità e il comportamento dei confronti della vita, poche parole da parte vostra, anzi pochissime ma fatti concreti anche piuttosto. Malandrini. Conquiste in viaggio con la complicità e l'affiatamento che si viene a creare in un gruppo ristretto, specie in vela, in campeggio, in trekking, sarà facile farvi apprezzare, soprattutto per il pragmatismo e la capacità di fare scelte importanti, salutari per tutta la compagnia. E il cuore? Quello lasciatelo dov'è, qualche sospetto e insicurezza nei confronti del partner, atteggiamento fin troppo autorevole, per non dire autoritario, con i figli che naturalmente mostrano subito di non gradire. Lavoro e denaro? Sul lavoro siete e rimarrete il numero uno, soprattutto in attività commerciali, di controllo, progettazione, insomma tecnologia. Anche in vacanza qualche ora da remoto vi tocca concederla per risolvere un problema o mandare avanti un programma che minaccia di arenarsi. In corso a una trattativa però occhio al personaggio col quale avete a che fare. Sembra svagato ma in realtà è un furbetto che con la sua aria da innocente tenta di mettervi nel sacco. Non ce la farà, non siete mica nati ieri. Benessere. Felici all'estero, anche con una padronanza linguistica non proprio perfetta riuscite a farvi capire e a godervi la bellezza della vacanza e del paesaggio. Qualche complicazione in più per i cambi di clima e di alimentazione, a nord vi viene il raffreddore, a sud friggete come gamberi alla griglia. Prudenza con i bagni, specie in mare, se non siete nuotatori provetti occhi a non fare la bracciata oltre alla boa, le correnti non sono sempre così innocue come qualcuno le dipinge. Per lei, dall'amica del cuore vi aspettate la massima riservatezza. Del mondo non vi fidate ma almeno di lei sì, a buon rendere naturalmente. Per lui, l'interlocutore vi propone un affare troppo goloso per essere effettivamente affidabile, restate sul vago ripromettendovi di prendere informazioni capillari. Trattativa rimandata a fine estate. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, variabile. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 8. Grazie per aver guardato il video. Se trovi il video interessante e utile, non dimenticare di premere il pulsante mi piace, sarà per me una grande fonte di motivazione per realizzare più video di qualità. Ci vediamo.